vecchia gloriosa Dunlop di legno con la quale ho vinto un paio di campionati italiani di seconda categoria in doppio, una palla simbolo del Roland Garros, che purtroppo non sono mai riuscito a disputare, e alle mie spalle la targa di International Coach. È un mestiere mai intrapreso, sebbene mi sia stata offerta da un campione numero 4 del mondo l'opportunità di farlo. Lo seguì a un'edizione di Wimbledon, ma sentivo dentro già il sacro furore del giornalista. Di allenatori ne ho conosciuti tanti, fin dai miei, quelli che al CT Firenze erano certi, e parlo degli anni 60, che con il rovescio a due mani nessun tennista avrebbe mai potuto fare strada. Borg, Connors, Levert non erano ancora comparsi all'orizzonte e loro non potevano saperlo. Così abbandonai il rovescio Beamer, il mio colpo migliore, con il bel risultato che con una sola mano non ho mai più avuto un rovescio decente. Quell'errore sono sicuro non l'avrebbe mai commesso il papà di Paolo Bertolucci, Gino, un maestro bravissimo che anche in piena estate sui cinque campi rossi del Tennis Roma di Forte dei Marmi indossava con una grande eleganza pantaloni lunghi di flanella beige chiaro, sorprendentemente sempre immacolati. Il danno sul rovescio era già stato fatto. Gino Bertolucci seppe però insegnarmi un dritto più che dignitoso, lui che aveva forgiato il più bel rovescio a una mano dell'epoca, quello del figlio Paolo, sì, il famoso braccio d'oro del tennis italiano. In un suo libro autobiografico, Paolo racconta che in quel circo del Forte, dove era nato e cresciuto, stava giocando proprio con me. Lui a 11 anni, io a 13. E passò di lì Giorgio Neri, presidente della Virtus Bologna e futuro presidente FIT. Passò di lì per caso e rimase così impressionato da quel rovescio e da quel tennis facile da chiedere subito a papà Gino se poteva tesserarlo per il suo circolo. Fu il primo passo decisivo di un cammino luminoso. A 12 anni Paolo avrebbe incontrato per la prima volta Adriano Panatta, mai immaginando il futuro sodalizio. Disse che non gli era neppure sembrato troppo simpatico. Anno dopo anno Paolo avrebbe scalato tutte le categorie, terza, seconda, prima, a 18 anni e mezzo. Giocammo in quegli anni diversi doppi insieme, anche perché dalla Virtus Bologna Paolo si era trasferito al CT Firenze grazie ai buoni uffici di Paolo Galgani, il fiorentino presidente della FIT per quasi un ventennio. Non perdemmo mai. Battemmo fra gli altri, 6-0 al quinto, Crotta e Fachini. Il primo giocava il doppio in Davis e con il secondo era testa di serie numero 4 agli assoluti. Nel frattempo era già esploso il talento di Adriano Panatta, al fianco del quale Paolo avrebbe colto le maggiori soddisfazioni dopo una carriera di singolarista coronata da il 12° posto in classifica ATP nell'agosto del 73, un trionfo nel torneo di Amburgo, una semifinale a Roma, i quarti a Parigi, tre successi consecutivi nell'internazionale di Firenze, proprio quando io ne ero diventato il direttore. Insomma, perché Paolo abbia preferito Panatta a me non l'ho mai capito e nemmeno mai perdonato. Scherzi a parte, Paolo è un grande amico, sono contento di quello che sta facendo con il microfono di Sky, perché la racchetta l'aveva mollata troppo presto, secondo me, e Binaghi non gli ha voluto troppo bene. Da doppista avrebbe potuto giocare fino a 40 anni, come gli Stewart, i Bryan, i Nestor. Il fatto è che Paolo non ha mai avuto troppa voglia di viaggiare, è sempre stato anche un po' pigro. Sebbene inizialmente non fosse inferiore a Barazzutti, si era rassegnato abbastanza presto al suo ruolo di doppisti, forse perché non aveva voglia di giocare 3 giorni di fila. Non aveva la resistenza di un Vilas, l'agilità di un Borg, la potenza di un Lendl, ma soprattutto non aveva l'irriducibilità di un Connors. Tuttavia, in doppio, Paolo e Panatta hanno battuto a Roma campioni di 7 Wimbledon, Newcombe e Roach nel 76, l'anno dell'unica Davis azzurra, grazie al 3-0 conquistato proprio da Paolo Adriano contro i cileni Figliolle e Cornejo a Santiago. Avevano poi superato sull'erba di Sydney Alexander e Dente nel 77. A Roma, McNamara e McNamee nell'80, insomma, avrebbero potuto vincere molti più tornei in doppio, ma Panatta spesso doveva privilegiare il singolare. Monte Carlo però l'hanno vinto, e battendo in finale una coppietta da nulla, McEnroe e Gerulaitis nell'80, roba vera. La forza di Paolo non consisteva soltanto nella tecnica e nel braccio d'oro, ma anche nella testa, nella calma olimpica, nel sangue freddo, nelle risposte vincenti nei momenti più delicati. E sì che da destra è molto più difficile rispondere che da sinistra. Adriano si agitava, parlava, protestava con l'arbitro. Paolo era sempre tranquillo, sereno, imperturbabile, qualunque cosa succedesse. Il suo fisico non era certo quello del grande atleta, anche se lo scatto nel breve era notevole, così come i riflessi. E fu a causa di quel fisico decisamente rotondetto
e della fama di buon gustaio che si era creato, che Bud Collins, il grande columnist del Boston Globe, mio grande amico, gli affibbiò il nickname più indovinato, Pasta Kid, un soprannome che non sorprese chi, come me e gli altri ragazzi convocati al Centro Federale di Formia, lo avevano visto sempre tenuto a stecchetto dal signor Belardinelli all'interno del circolo. L'unico a non poter mangiare la pasta, sempre a dieta, ma anche il primo a precipitarsi famelico nella pasticceria fuori dai cancelli del centro. Lo chiamavamo impietosamente Rotolo, Profiterol, Portos, insomma, dei tre moschettieri di Dumas, quello che più amava la buona tavola e le scene pantagraueliche. Stefano Meloccaro, nel suo libro Braccio d'oro, il meraviglioso rovescio di Paolo Bertolucci, ha dipinto Paolo come il nostro Agassi, gran braccio, fisico così così. Ma per fortuna, ha scritto, che al posto della droga si faceva di pasta e fagioli e dolci alla crema. A Formia correvamo 5 giri intorno alla pista d'atletica, a volte c'era anche Pietro Mennea. Adriano e Paolo erano i più pronti a saltare un giro di pista. Si nascondevano dietro un gruppo di cespugli non appena Belardinelli chiudeva un occhio. E poi lui si stupiva che loro due, alla fine, apparissero più freschi di tutti noi. C'era Paolo quel giorno che uno dei ragazzi, Vincenzo Franchitti, l'unico a aver battuto Björn Borg in Italia, a Bologna, in un torneo a WCT, fu sorpreso con una rivista osé sotto la tuta. La rivista, scandalosa per quei tempi, si chiamava Bang e mostrava in copertina una ragazza prosperosa a seno semiscoperto. Pensate un po'. Belardinelli minacciò di rispedirlo a caso, ma anche lui, come tutti noi, scoppiò a ridere quando Franchitti si difese. «Ma signor Belardinelli, ho letto Bang e credevo fosse dei cowboy!» Vabbè, Paolo potrebbe raccontare tanti più aneddoti, come quando il perfido Adriano lo incoraggiava a mangiare una pasta in più. «E dai Paolo, che vuoi che sia una pasta?» E poi però faceva la spia. «Se io fossi lei, signor Belardinelli, oggi peserei Bertolucci!» Paolo, secondo me, è il miglior telecronista di Sky. Confesso che, così come avrei sognato di giocare più a lungo il doppio con lui sui campi da tennis, mi sarebbe tanto piaciuto provare in cabina TV un doppio tutto toscano. Non è stato possibile fino a oggi, ma mai dire mai.